Hai pagato il tuo nuovo televisore con la carta e ora lo vuoi rateizzare? Con la linea di credito rateale a tempo indeterminato per me spensierata puoi farlo. Richiederla è semplice, è senza nessun costo di istruttoria e utilizzo. Ricordati che per ogni prestito, importo e regolarità dei pagamenti vengono segnalati alle banche dati che la banca consulta e in presenza di informazioni negative potrebbe non concedere il finanziamento. Ti consigliamo di valutare le tue capacità di rimborso prima di procedere. Puoi rateizzare le spese sostenute direttamente dalla tua app, attivando singoli prestiti, senza giustificativi di spesa. Seleziona la spesa da rateizzare a partire da 200 euro e fino a un massimo di 2.500 euro, in comode rate da 3 a 48 mesi. E se hai bisogno anche di liquidità aggiuntiva, entra nella sezione finanziamenti e vai su Per me spensierata. Richiedi la somma che ti serve nei limiti disponibili fino ad esaurimento del plafond concesso e scegli la durata dei prestiti. Ogni utilizzo riduce il plafond disponibile e ogni volta che estingui i singoli prestiti, la linea di credito si ripristina automaticamente. Se non richiedi nuovi prestiti, non hai rate da rimborsare. In qualsiasi momento puoi rimborsare ogni finanziamento in anticipo, completamente o in parte. I singoli prestiti saranno tutti a tasso fisso. Per i primi 24 mesi dall'attivazione della linea di credito sarà applicato il tasso annuo nominale previsto in contratto, salvo eventuali promozioni. Passati i primi 24 mesi, la banca può proporre una revisione alle condizioni economiche da applicare ai nuovi prestiti. Quelli già attivi continueranno ad essere regolati alle condizioni precedenti. Nel caso di variazione, potrai aderire alle nuove condizioni economiche o interrompere la linea di credito. Puoi recedere dal contratto in ogni momento, recandoti in filiale o per posta elettronica, senza alcuna penale e con l'unico obbligo di restituzione del capitale e del pagamento degli interessi maturati entro 30 giorni. Per qualsiasi cosa, puoi presentare un reclamo alla banca, secondo le modalità indicate sul documento informativo presente presso la tua filiale, sul sito e app della banca. Ecco un esempio concreto.